Amici, bentornati in un nuovo video sgrauso, molto veloce, veramente velocissimo. Lo volevo fare oggi pomeriggio, ma non c'ho avuto il tempo, c'avevo anche la batteria scarica. Adesso c'ho meno tempo di prima perché comunque sto in procinto di farmi una bella doccia. Infatti, ecco qua il mio bellissimo outfit, boxer a pois con magliettina grigia, rotolo di cartigenica, esclusivamente per il fatto che quando mi riferiscono delle cagate, ovviamente mi viene da cacare. Tanto è vero che sono seduto sul cesso in procinto di cacca. Comunque, cacchina a parte, il fattore che io non sia più su un social tipo Facebook, perché anzi non sono solo lì, perché comunque vado alla grande su Instagram e discretamente su YouTube a livello di calcolo del tempo che ci perdo sopra. Il fattore che io non voglia e non abbia tempo di perdere, da perdere su un social come Facebook, ciò non vuol dire che non abbia degli amici che quando viene nominato il Regime Mountain Kennel non mi vengano a mandare messaggi con eventuali screen e quant'altro. È vero che non l'ho fatto prima sto video nella giornata perché comunque avevo anche poca batteria, il tempo ne avevo un pochino, però c'avevo poca batteria. Perché oggi un mio amico mi manda un messaggio dicendo: guarda che ero su un gruppo di Pitbull, strano perché solo lì si trovano gli ignoranti nei gruppi di Pitbull, e nominavano lì Regie Mountain Kennel dicendo che è stato chiuso, è chiuso, non ha più cani, non ha più Pitbull. Io prima di rispondere a questo ragazzo ho chiamato subito la mia compagna e ho detto: ascolta, ma stai andando a mangiare i cani o normali o invisibili? Perché qua dicono che affermano che noi è anni che non abbiamo più cani, più Pitbull, cioè. Boh, no, no, sto dando da mangiare i caimani. Ah, ok, va bene, abbiamo i caimani, quindi mi raccomando, fagli uscire, falli sgammare per bene, puliscili per bene, perché poi torna a casa. Comunque, stronzata a parte, questa persona molto probabilmente non mi segue su Instagram, il mio profilo è pubblico, quindi cioè io giornalmente pubblico almeno tra le 3 e le 4 foto. Mi dispiace bloccare e uccidere i sogni di questa persona che ha affermato con tanta determinazione che l'IRG Mountain Kennel di Parma, cioè specificando anche Parma, ha chiuso i battenti. Mi dispiace, ma siamo oggi è il 21 marzo 2022, primo giorno di primavera, e il mio allevamento va alla grande. E non solo con i Pitbull, perché comunque, se non visto che non sei aggiornato, abbiamo Bulldog francesi, Pitbull in standard ADBA, lupi cecoslovacchi, Jack Terrier. E appena finiamo gli ultimi lavori, amplieremo con un'altra razza ancora. Quindi non stiamo andando bene, stiamo andando alla grande. E mi dispiace per questa cosa. È vero. È qualche anno che non girano più mie cucciolate di Pitbull, è dal 2020 che non girano più miei cuccioli, ma per il semplice motivo che ho fatto questa scelta di evitare di far procreare i miei cani per dare i cani in mano a deficienti come chi scrive questi post. Comunque, detto questo, volevo sfatare questo mito, volevo distruggere i sogni di questa povera persona perché probabilmente qualche suo amico vedrà i miei video su YouTube, verrà avvisato. Cazzo, mi sembra strano però, su Instagram passo i 14.200 follower, qua siamo quasi a 500 follower iscritti. Mi sembra strano che nel 2022 ancora dica ci siano persone che saltino su e dicano che non c'ho più cani, però va bene così. Non è un problema, non è un problema. Quando farò le dirette nei weekend, mentre li faccio muovere un po' a livello sportivo, ti invito a venire a constatare di persona. Anche se vuoi venire in allevamento, io tanto libero i lupi, sono cazzi tuoi. Comunque, dai, scherzi a parte, io mi vado a finire la mia bellissima cacata che deve ancora iniziare, onde evitare rumori molesti nel video, e poi mi vado a fare la mia doccina col mio super outfit di mutandino a pois e magliettina grigia. Comunque, ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione in su. Ci vediamo al prossimo video.